Queste sono le On Cloud Monster e rappresentano la scarpa più reattiva a 3 presente sul mercato. Le ho utilizzate per il test del Polar Vantage V3 e anche per tutta la stagione. Mi sono dimenticato di fare la recensione, ma per capire di cosa stiamo parlando, come al solito, partiamo dalle specifiche. La Cloud Monster pesa 275 grammi nella taglia US 9, drop 6, 34 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede, struttura barchetta, utilizza la tecnologia CloudTech e anche una piastra, o forse meglio un cuneo mediale nella parte centrale. Nei prossimi 7 minuti vi racconto quali sono le cose che mi sono piaciute, quelle che invece avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa, per quali ritmi. Sapendo che mi è stata fornita da Top 4 Running, nei prossimi giorni recensirò ulteriori scarpe. Ho apprezzato moltissimo la tomaia, che è davvero traspirante, utilizza una struttura con una linguetta racing a soffietto, veramente a soffietto, nel senso che il tessuto della linguetta è a contatto con il collo del piede e si estende fino all'avampiede, mentre la parte esterna della tomaia è un po' più resistente, cosa che garantisce sicuramente una durata assolutamente estrema. I materiali della tomaia sono davvero premium, così come i lacci, che in questo caso non si slacciano mai, anche perché sono zigrinati nonostante non abbiano del silicone. La struttura della lacciatura è particolare, direi innovativa, con 3 nastrini laterali, uno frontale, e questa cosa vi consente, se lo sapete fare, di allacciare la scarpa davvero molto bene. Però chiaramente ci sono un'infinità di permutazioni, quindi fate attenzione, perché in questo caso, se non lo fate in maniera molto precisa, potreste effettivamente dovervi fermare per allacciare la scarpa. A completare il design della tomaia di questa Cloud Monster, una quantità importante di fori per consentire maggiore traspirabilità e soprattutto la scritta On, che garantisce un bloccaggio del piede buono. Ovviamente molto dipende da come allacciate la scarpa stessa. A livello di numero, poi, suggerisco davvero lo stesso numero. Io l'ho presa a mezzo numero in più, ma credo che lo spazio nell'avampiede sia buono. La presenza di questa tomaia vi garantisce comunque una struttura comoda e confortevole, non credo che serva mezzo numero in più, e sicuramente, se non avete mai provato On, la calzata è davvero molto simile alle principali scarpe americane e giapponesi. Il tallone poi è semi rigido, anche se è molto più flessibile di quello che pensavo quando ho visto per la prima volta la scarpa. Si piega abbastanza, la stabilità però è garantita dal fatto che la mescola Helion si estende sulla parte inferiore della scarpa stessa, cosa che permette una buona stabilità. Sappiate comunque che il tallone si piega tantissimo e prestate attenzione, perché la parte superiore potrebbe creare dei problemi al tendine, soprattutto se lo utilizzate tutti i giorni per 7 giorni a settimana. Ho amato tantissimo la struttura barchetta, il fatto che questa schiuma Helion sia davvero molto stabile, utilizza una mescola a doppia densità, e poi la geometria CloudTech non è così facile capire come si comporta in corsa. Questa scarpa l'ho usata tantissimo, sappiate che a livello di intersuola si comporta in maniera diversa a seconda di come correte, quando la utilizzate e soprattutto a che velocità la volete sfruttare, perché la combinazione infinita di tutte le caratteristiche della scarpa stessa la rende davvero unica rispetto a quelle presenti sul mercato. In primo luogo, è davvero flessibile, cosa combinata con i 6 mm di drop vi permette, se appoggiate di avampiede, di correre davvero velocemente, anche grazie allo speedboard che vi consente una proiezione in avanti abbastanza buona. In sintesi, se appoggiate di avampiede, la scarpa vi consente una buona reattività, perché il ritorno dell'energia è anche garantito dallo speedboard. Se invece appoggiate di tallone, credo che dipenda molto dal periodo in cui la utilizziate. In estate l'ho trovata davvero morbida, mentre durante la stagione autunnale e, nel mio caso, invernale, penso che questa mescola Helion diventi leggermente più dura, cosa che, combinata col design della Cloud Monster, vi garantisce comunque di correre relativamente velocemente, ma anche di atterrare in maniera assolutamente protetta, perché questa scarpa ha una mescola che ha davvero degli ottimi parametri in termini di protezione, così come mostrano i miei sensori RunScribe e Stride. La scarpa poi è soltanto per podisti neutri, perché nonostante abbia
questa piastra speedboard in realtà comunque nel battistrada una parte morbida dove si atterra e comunque la scarpa tende a cedere verso l'interno. La scarpa poi ha una soletta estraibile premium e quindi vi consente di utilizzare un plantare personalizzato, cosa che non so se consiglierei, anche perché altrimenti il peso diventerebbe forse un po' troppo eccessivo. Tra l'altro sarebbe molto reattivo se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, come vedete sono davvero copiose. A livello di battistrada poi parliamo della classica struttura ON con la presenza di una gomma più dura nell'avampiede formata da piccoli tasselli rettangolari con dei tassellini interni, una parte un po' più morbida nel posteriore e una gomma esposta su tutta la superficie dove non è presente questa gomma dura. Dal mio punto di vista questa scarpa a livello di trazione è discreta ma non eccezionale, soprattutto non è pensata per correre nei trail, su pista bianca si comporta discretamente, tenete conto però che nella parte centrale ha un buco abbastanza importante, forse per mostrare lo speedboard, e in questo buco ovviamente si potrebbero incastrare tantissimi sassi, design che è stato corretto nei modelli successivi, per esempio nelle Cloudflow 4 che ho recensito qualche giorno fa. La scarpa poi ha una sorta di solco nella parte centrale che garantisce una centratura della scarpa stessa e uno smorzamento delle forze nella parte posteriore nel caso in cui appoggiaste di talone. A livello di durata le Cloud Monster le potreste portare sicuramente fino a 700 km, ma addirittura anche a 1000. Dal mio punto di vista non è cambiato il comportamento nella corsa, se non legato al fatto che è cambiata la temperatura e quindi l'helium diventa più morbido o più duro a seconda delle stagioni. Si usurerà sicuramente, soprattutto se strisciate il piede, come succede al sottoscritto, sia nella parte posteriore ma anche nell'avampiede. Come già detto, forse a livello di trazione non è perfetta, ma altrimenti sicuramente la potreste portare per 700 km e credo dopo anche per l'aperitivo. A livello di distanze, secondo me questa scarpa potrebbe andare bene sia per distanze brevi 10-12 km, ma anche per correre i lunghi, non soltanto lenti ma anche qualificati. Grazie allo speedboard potreste in effetti correre abbastanza velocemente, chiaramente poi dipende dal vostro obiettivo, secondo me è adatta davvero a tutte le distanze. A livello di ritmi poi la raccomando sia a 7 al chilometro che anche addirittura 4 al chilometro, potreste utilizzarla pure per fartlek e magari per medi, chiaramente poi dipende un po' dalla vostra scelta. Questa scarpa potrebbe essere una scarpa unica, se però la voleste accoppiare a un'altra scarpa ON, questa per i lenti e invece la Cloudflow per ripetute e medi, poi per la gara nei prossimi giorni, recensione completa delle Eco Cloud Boom 3. Non sono chiaramente tutte rose e fiori. Dal mio punto di vista il battistrada potrebbe essere migliorato a livello di trazione, la durata della gomma è buona ma non perfetta, la scarpa tenderà a consumarsi nei tassellini, soprattutto se la vostra corsa è leggermente strisciata. Inoltre, non un grande problema ma da segnalare, potreste avere qualche inconveniente ad allacciare la scarpa stessa, però questa cosa dipende dal vostro collo del piede e quindi io non posso dirvi, però sicuramente ho sentito persone che hanno avuto problemi e si sono dovuti fermare ad allacciare la scarpa proprio perché questa struttura è un po' diversa rispetto alle altre scarpe presenti sul mercato. Infine, la parte superiore del tallone è forse leggermente troppo appuntita, cosa che potrebbe creare qualche problema a chi avesse il tendine abbastanza sensibile e corresse da parecchi anni. Anche questo è un aspetto da segnalare ed è un trade-off per garantire una maggiore stabilità della scarpa stessa. In conclusione, raccomando queste ON Cloud Monster a tutti quelli che volessero una scarpa premium senza dover spendere una fortuna. Credo che possa essere utilizzata per tutte le distanze e quasi per tutte le velocità. Ho apprezzato il comportamento in corsa, che dipende un po' sia dalla stagione sia dal vostro modo di correre. Mi è piaciuta perché la durata è comunque molto buona e la potreste utilizzare anche per l'aperitivo. Nei prossimi giorni farò ulteriori recensioni in casa ON. Voi nel frattempo stay strong, keep running, non vado a dar da mangiare il coniglio perché qua piove. Ci vediamo comunque alla prossima. Ciao!